Stanza di una settimana è stato arrestato uno dei tre banditi che ha rapinato la gioielleria Ottaviano in Piazza della Vittoria. Sì, grazie alle testimonianze delle persone che appunto si sono trovate lì nei pressi della gioielleria siamo riusciti a sviluppare un numero di targa e quindi a risalire alla persona, al momento una, responsabile di questa rapina. Contiamo appunto di estendere gli accertamenti e quindi di individuare tutto il gruppo che ha eseguito questa rapina. Il vostro è stato un lavoro di intelligence importante, testimonianze sì, ma anche la ricostruzione del numero della targa dell'auto con cui sono fuggiti. Sì, i ragazzi insomma si sono immediatamente attivati e quindi anche un pizzico di fortuna che non guasta mai permette di arrivare a questi risultati insomma. Dottor Di Francia, si è parlato molto sulla stampa e nei media di indagini vecchio stampo, è stato così? Ma, diciamo indagini vecchio stampo e poi l'ausilio anche delle banche dati delle forze di polizia che ormai sono diventati un elemento imprescindibile, bisogna adeguarsi ai tempi insomma. No, perché in effetti era assente un sistema di videosorveglianza all'interno della gioielleria, quindi questo in qualche modo ha complicato il vostro lavoro. Sì, indubbiamente l'indagine è partita un po' in salita, non avevamo immagini fotografiche né video che ci potessero dare una mano, però una volta ricostruita la targa, la banca dati delle forze dell'ordine è stata fondamentale. Proseguono le indagini ora per individuare gli altri due complici e soprattutto recuperare anche il resto della rifurtia alla luce del sequestro di Solo Trianelli questa mattina. Sì, appunto, come dicevo prima, contiamo di ricostruire un pochino tutto quanto il gruppo criminale e può darsi pure che ci siano collegamenti anche con le altre rapine che sono ancora rimaste irrisolte. C'è una somiglianza con l'operativa con la rapina commessa un anno fa, sempre qui a Formia. Vediamo un pochino se troviamo qualche elemento in comune.